Rispettabile signor, la piscina in ame si è deciso finalmente a tenere un mese la mamma e il papà allo scuro delle cose, la mamma specialmente, si è deciso la zappa, la penna, la zappa, come a te. Cara mamma, caro papà, è ormai un mese che sono ritornata, sia prima dove uscito, all'università e non ho ancora trovato il tempo per scrivermi. Scrivervi, ma la carnina. Mi scuso per avervi trascurato, ma sono avvertita. Ma ora vi voglio raccontare tutto. Dice, ma vedi, come ci sentiamo dalla la Z, la conosco. Prima di leggere, però, sedetevi. La comanda delle chiacchiere, una direttrice d'orchestra, va bene? Mi raccomando, non continuate a leggere prima di esservi messi seduti. D'accordo? Sto da seduto. Ora sto abbastanza bene. Ci scoperse, cioè, prima come se... La frattura e il... Nardino! Nardi! La piscina è nel trauma! La frattura! Nardi, non ci stai, me la sembra che ti ha fatto a me! Nardino! Nardino! La bambina! Che succede? La lettera, scusi. La lettera, sì. E leggi, da. Si sta. Senti, dopo le cose iniziali che non... La frattura e il trauma cranico che mi sono procurata saltando dalla finestra del dormitorio in fiamme, poco dopo il mio arrivo, sono ormai quasi guariti. Sono stata all'ospedale soltanto 2 settimane. E la vista mi è ritornata quasi normale. Fortunatamente il garzone del benzinaio che è in fondo alla strada aveva visto tutto. È lui che ha avvisato i pompieri e ha chiamato l'ambulanza. È anche venuto spesso a trovarmi all'ospedale. E poiché dopo l'incendio non sapevo dove alloggiare, è stato così gentile da propormi di andare ad abitare da lui. Eh sì, è furbo. In realtà non è che una cameretta in un sottoscala, ma è piuttosto carina. Lui è un ragazzo formidabile e ci siamo subito innamorati. Abbiamo deciso di sposarci. Non abbiamo ancora fissato la data, ma lo faremo di sicuro prima che il mio pancione cominci a vedersi. Sì. Eh sì, cari genitori, sono incinta. Io so bene a qual punto voi eravate ansiosi di diventare nonni e sono sicura che accoglierete questo bambino con tutto l'amore e la tenerezza che mi avete riservato quando ero piccolina. La sola cosa che ritarda la nostra unione è la piccola infezione che ha il mio fidanzato e che ci impedisce di effettuare le analisi prenuziali. Anch'io scioccamente mi sono fatta contagiare. Ma tutto si risolverà presto con l'iniezione di penicillina che faccio ogni giorno. So bene che accoglierete questo ragazzo a braccia aperte nella nostra famiglia. È una persona molto gentile e sebbene non abbia fatto molti studi è molto ambizioso. Anche se non è della nostra razza e religione, Madonna, conoscendo la vostra larghezza di idee, sono certa che non darete alcuna importanza al fatto che la sua pelle sia un poco più scura della nostra. Sono sicura che lo amerete come io lo amo. Anche i suoi genitori sono della gente per bene. Sembra che suo padre sia un famoso mercenario nel villaggio africano dove è nato. Bene, or che avete letto tutto, dovete sapere che non c'è stato alcuno incendio al dormitorio. Non ho avuto né frattura cranica né commozione cerebrale. Non sono andata all'ospedale, non sono incendio, non sono fidanzata e non ci sono uomini dalla pelle scura nella mia vita. E allora? Meno male. È solo che sono stata bocciata in storia e filosofia ed in questa occasione mi è sembrato opportuno farvi capire che le cose al mondo sono tutte relative. Vi abbraccio forte.